tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pianto tra due auto a Sterpeti di Montefelcino, grave una ragazza di 28 anni trasportata nell'ambulanza al Torrette di Ancona. Firmato in prefettura a Pesaro il patto per la sicurezza urbana, presente il viceministro agli interni Matteo Mauri. Covid, migranti ignorano la quarantena e abbandonano il centro d'accoglienza Cartoceto, il prefetto convoca i gestori. A Fano mancano gli ombrelloni per i turisti, alberghi consorziati chiede al comune una spiaggia in concessione. Coronavirus, lacrime di gioia per un paziente di 34 anni dimesso dopo 5 mesi. Risparmio idrico, i sindaci di Fano e Colle al Metauro firmano l'ordinanza per limitare l'utilizzo di acqua potabile. Dopo il telegiornale Fano TV trasmetterà in diretta il concerto inaugurale del festival organistico Città di Senigallia. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un terribile incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio alle 15.30 sulla statale Flaminia a Sterpeti di Montefelcino in provincia di Pesaro e Urbino. Due auto si sono scontrate e i conducenti sono rimasti feriti. La più grave è una ragazza di Fossombrone di 28 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda finita sul guardrail stradale. I vigili del fuoco di Fano l'hanno estratta e consegnata ai sanitari del 118 che l'hanno caricata sull'eliambulanza per il ricovero all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Fuori pericolo invece l'altro conducente dell'auto, un 28enne di Montefelcino che è rimasto sempre vigile e non ha riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Sul posto i carabinieri di Pesaro. Rimaniamo a Pesaro, dove oggi pomeriggio in prefettura è stato firmato il patto per la sicurezza urbana. L'iniziativa hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il viceministro all'interno Matteo Mauri. La sicurezza non poteva mancare il supporto del Comune, è un tema che è meno. All'interno della sala della prefettura si è tenuto questo pomeriggio la firma sul patto della sicurezza della città di Pesaro. Tra le parti firmatarie il comune, la regione Marche, la provincia di Pesaro Urbino e i comuni dell'Unione del Pian del Bruscolo, alla presenza anche del viceministro dell'interno Matteo Mauri. Dunque, perfetto, è stato siglato il patto per la sicurezza. Nello specifico che cosa riguarderà, cosa verrà rafforzato nella provincia? È un patto che rispetto al precedente vuole intanto tener conto delle nuove disposizioni normative che sono state introdotte dal decreto legge 14 del 2017 e soprattutto anche delle linee guida, degli atti di indirizzo emanati nel frattempo dal Ministero dell'Interno. Però quello che vuole realizzare il patto per la sicurezza è corrispondere a quella domanda di maggiore partecipazione, di maggiore coinvolgimento che proviene dalla comunità locale e che chiede appunto di poter concorrere nella definizione di quelle che sono le politiche di sicurezza urbana del territorio. Promuove iniziative finalizzate alla implementazione dei sistemi di videosorveglianza, a coltivare maggiormente i rapporti di interoperatività fra la polizia locale e le forze di polizia, a prevenire fenomeni di microcriminalità o di criminalità diffusa come possono essere i reati predatori, una serie di iniziative che potranno essere sviluppate nel breve, medio e lungo periodo. Fa molto affidamento il patto per la sicurezza anche sulla collaborazione che viene richiesta ai soggetti privati, alle associazioni di categoria, come nel caso ad esempio del potenziamento degli impianti di videosorveglianza, per i quali proprio nei prossimi giorni avremo già un primo incontro per verificare, per valutare, diciamo, la concreta possibilità di una collaborazione da parte del mondo imprenditoriale. Devo dire che sono dei dati che segnalano una riduzione molto consistente dei delitti, della criminalità.
In generale negli ultimi 5-6 anni si riduce del 20% il totale dei delitti e in particolare c'è una riduzione dei furti e delle rapine che sono del 40-30%, che dicono una cosa, e cioè che la società negli ultimi anni è più sicura. Non è faccia una questione di chi è più bravo o meno bravo politicamente, è più sicura e di conseguenza bisogna superare questa logica del senso di insicurezza, dell'insicurezza apparente che non ha nessun legame con la realtà. E devo dire che un patto della sicurezza come quello che si è firmato oggi va nella direzione giusta, perché da un lato riconosce l'importanza della repressione, del controllo delle forze dell'ordine, quello tradizionale classico, ma anche la necessità di ricostruire comunità, socialità, di riqualificare dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sociale, per asciugare l'acqua dentro cui la criminalità si muove, dove c'è la devianza. E questa cosa si fa insieme, si fa con le forze dell'ordine, si fa con i cittadini, con le associazioni e si fa con una politica che è in grado di avere una visione un pochino meno asfittica di altre scelte. E ancora cronaca, la Guardia Costiera di Pesaro ha sanzionato i ragazzi che si erano tuffati dalle banchine del porto violando le norme che tutelano la vita in mare e la sicurezza della navigazione. Tuffarsi in porto è vietato perché è molto pericoloso e può avere conseguenze drammatiche, ha spiegato il capitano di fregata Maurizio Tipaldi, comandante del porto. La Guardia Costiera vigila con il massimo rigore sul rispetto della norma, ha proseguito. I militari intervenuti hanno convocato i genitori dei minorenni che sono stati fermati per contestare le sanzioni amministrative per un totale di 600 euro. 4 migranti tunisini hanno ignorato la quarantena e hanno abbandonato prima del tempo previsto dai protocolli anti-Covid il centro d'accoglienza Cartoceto. Il prefetto Vittorio Lapolla ha convocato i gestori, il centro, ha dichiarato invece il sindaco Rossi, si assuma la responsabilità e si doti anche di figure preposte al controllo. Sentiamo. Sono arrivati la scorsa settimana all'incirca, sono 7 migranti, di cui 4 hanno abbandonato quasi immediatamente, diciamo, la struttura, 3 invece soltanto nella giornata di ieri, tra l'altro giornata in cui sono arrivati anche gli esiti dei tamponi effettuati, fortunatamente negativi, però il tema non è la positività o la negatività del tampone, il tema è il rispetto di quelli che sono i protocolli e le prescrizioni per l'appunto del periodo di quarantena, cioè di 14 giorni presso la struttura. Queste persone sono state ritrovate? No, assolutamente no, tra l'altro sono 7 persone di origine tunisina. La storia di quel paese dice che è fortemente legata alla Francia e quindi è ipoteticamente pensabile supporre che avranno voluto raggiungere la Francia, però ovviamente siamo soltanto nel campo delle ipotesi e ovviamente sarà difficilissimo, per non dire impossibile, rintracciarli. E per cui insomma, quello che si è chiesto con forza è per l'appunto che Incontri per la Democrazia, che è l'associazione sostanzialmente che gestisce il centro di prima accoglienza di Cartoceto, si faccia carico soprattutto della responsabilità del rispetto del protocollo e delle prescrizioni in tema Covid. La polizia locale di Cartoceto può collaborare con il centro? Assolutamente sì, abbiamo dato la massima disponibilità, così come le forze dell'ordine. Ringrazio tra l'altro la prefettura di aver convocato questa riunione questa mattina, ma il tema è che Incontri per la Democrazia si doti di personale preposto alla vigilanza e al controllo ai fini del rispetto dei 14 giorni di quarantena, al di là di quelle che sono le figure su cui possono contare dei mediatori linguistici o culturali. Questa sera ne arriveranno altri di migranti, è così? Ne arriveranno altri 8, di questi 8 3 sono mamme con minori e l'altra questione che ho già segnalato alla prefettura, domattina lo farò anche in maniera ufficiale con una relazione dell'assistente sociale, è che parliamo di un centro, di una struttura assolutamente inadeguata e inadatta ad ospitare minori, lo dico sia da un punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie, sia per situazioni di disagio che possono venire a crearsi, per quella che è la promiscuità di abitazione tra ovviamente le mamme con minori e soggetti invece maschili adulti. Allerta meteo nelle Marche sulla base di un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dal centro funzionale regionale. La sala operativa della protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani, venerdì 23 luglio. Sono previsti rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata con fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità. Le temperature invece saranno stazionarie nei valori minimi, mentre in lieve diminuzione nei valori massimi.
E dopo le polemiche sulla carenza di ombrelloni da riservare ai turisti nelle concessioni balneari di Fano, Alberghi Consorziati ha chiesto in gestione un tratto di spiaggia in zona Sassonia da dedicare proprio a coloro che vengono in vacanza a Fano. Ombrelloni in meno per rispettare il distanziamento e le norme anti-Covid, fanesi che rimangono in città e posti mancanti per i turisti in spiaggia. È lo scenario che si sta prospettando sul lungomare, una situazione che si potrebbe aggravare nel mese di agosto e che ha scatenato diverse polemiche, in particolare di chi ha scelto Fano come destinazione balneare per le proprie vacanze. Per risolvere il problema, Alberghi Consorziati oggi ha presentato alla stampa una proposta già inoltrata al Comune. Si tratta della possibilità di avere in concessione 30 metri lineari di spiaggia adiacente ai Bagni Sergio, a Sassonia di Fano, dove verrebbero installati una sessantina di ombrelloni, collettini e docce e verrebbe garantito il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti. Vedremo naturalmente. La spiaggia è dedicata al turista, naturalmente quello che avrà il compito di seguire la concessione avrà le prenotazioni tramite gli alberghi, tramite i bed and breakfast e tutte le strutture ricettive, ma se il fanese, perché noi non vogliamo ghettizzare il discorso turismo, però può essere anche quell'isola felice dove noi faremo presentazioni anche alla stampa, dove verrà dedicata ai prodotti tipici dell'entroterra, alla sera si può fare una serata di degustazione, si può fare quello che pensiamo di fare un'isola felice. L'area verrebbe denominata la spiaggia del turista, prosegue il presidente Luciano Cecchini. Ho pensato a questa soluzione, ci racconta, guardando l'esempio di Montecatini, dove è presente il club del turista, ovvero un bar dove si possono trovare i prodotti tipici, sia locali, sia dei territori limitrofi, entroterra compreso. Inoltre, Alberghi Consorziati sta pensando di coinvolgere anche altri comuni della provincia di Pesaro Urbino. Un protocollo d'intesa tra Gabicce, Pesaro, Fano e Marotta, dove naturalmente i comuni, con l'accordo tra i bagnini, gli alberghi e le strutture ricettive, prenderanno in visione tutto quello che serve sulle spiagge per i turisti. Ora si attende l'ok del comune? Sì, stiamo aspettando l'ok del comune, noi siamo pronti anche da domani mattina. Se il comune ci dice ok, noi abbiamo già fatto degli accordi sia con le aziende che producono materiale, sia anche con dei bagnini qui vicino, perché naturalmente dobbiamo essere tutti uniti e portare un successo a questa città. E sono iniziati i lavori necessari all'ampliamento dell'hospice di Fossombrone, che passerà da 10 a 20 posti letto. A darne notizia il consigliere regionale Federico Talè. Le opere, ha spiegato il consigliere, riguardano i locali al primo piano della struttura. In questa fase sono finalizzate lo spostamento dell'endoscopia nel blocco operatorio, dopodiché comincerà la realizzazione delle nuove stanze di degenza che andranno ad occupare anche l'area attualmente adibita agli esami di endoscopia. Il primo step si concluderà entro settembre, mentre il secondo per dicembre-gennaio, quando si avranno appunto i 10 posti letto in più pronti per l'utilizzo. Il costo complessivo dell'intervento è di 400.000 euro. E considerata la situazione di carenza idrica, il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la limitazione dell'acqua potabile fino al prossimo 30 settembre. Il divieto riguarda sia il prelievo che il consumo di acqua che deriva dal pubblico acquedotto per l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, che è consentita nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 22 alla mezzanotte, poi il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio privato di veicoli a motore, il riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino, infine tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico per l'igiene personale. E stessa limitazione è stata prevista anche nel comune di Colli al Metauro, dove il sindaco Stefano Guzzi ha emesso l'ordinanza per il risparmio idrico, ordinanza che è stata pubblicata sul sito del comune e che ha decorrenza immediata, rimarrà in vigore fino a tutto il mese di settembre. E da Colli al Metauro al comune di Tavuglia, dove è stato presentato il nuovo City Brand. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Francesco Salvago.
Da uno dei luoghi più rappresentativi e identificativi del territorio, l'amministrazione comunale di Tavuglia ha presentato il progetto di City Brand raccontando i luoghi, la coesione della comunità, le eccellenze del tessuto imprenditoriale, la qualità delle attività commerciali e artigianali. Con il nuovo City Brand, l'amministrazione comunale ha voluto valorizzare l'identità della comunità, rafforzando il senso di appartenenza e rendendo Tavuglia più riconoscibile e identificabile per la promozione turistica. Vorremmo con questo progetto creare un'identità molto forte, un senso di appartenenza, un orgoglio di risiedere o avere la sede, l'attività a Tavuglia. E per fare questo abbiamo iniziato condividendo l'iniziativa con i cittadini, con le imprese e le associazioni del territorio per chiedere loro quali possono essere le caratteristiche peculiari del nostro territorio. Protagonisti del progetto del nuovo brand realizzato da Acanto Comunicazione saranno i cittadini che, collegandosi al sito, troveranno un questionario. Le risposte alle domande contribuiranno a definire il progetto. Non solo, il brand vanterà anche il contributo dei ragazzi che in maniera ludica e creativa verranno stimolati a esprimere le proprie idee. Ci troviamo a promuovere un territorio al quale siamo molto legati. 25 anni fa abbiamo disegnato il logo VR46, è un logo che sicuramente ha avuto una buona fortuna, una bella riconoscibilità a livello internazionale, per cui speriamo di poter dare il nostro contributo a questa iniziativa. Lacrime di commozione e sorrisi di gioia tra il personale sanitario dell'ospedale Carlo Urbani di Iesi per la ripartenza di Francesco Foschi, l'ingegnere di 34 anni di Montelabate, in provincia di Pesaro Urbino, ricoverato dal 15 marzo e dimesso oggi dopo 5 mesi di terapia intensiva e poi di riabilitazione post-Covid. Un evento che segna il ritorno alla normalità anche per il nosocomio iesino, già da tempo Covid-free, ma da oggi anche senza ricoveri extra Covid. La storia che Francesco ha raccontato è la sua storia, osserva Sonia Bacelli, direttrice sanitaria del Carlo Urbani, ma lui rappresenta per noi anche la storia dell'ospedale in questo periodo. Il suo arrivo segnava la trasformazione dell'ospedale di Iesi in ospedale Covid positivo e successivamente il suo percorso di negativizzazione dal virus e di ripresa e recupero ha accompagnato il ritorno alla normalità delle attività dell'intera struttura. E adesso apriamo la pagina degli eventi. Questa mattina a Fano è stata presentata l'ottava edizione di Passaggi Festival, l'evento che si terrà dal 26 al 30 agosto, si presenta con un nuovo format ma anche diverse novità. Musiche che uscivano dalle case. 60 eventi in 5 giorni, ospiti d'eccezione, un format tutto nuovo. Fano torna a trasformarsi nella cittadella della cultura con l'ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica. L'evento, in programma dal 26 al 30 agosto, sarà dislocato in piazza 20 settembre per la rassegna Grandi Autori, nella chiesa di San Francesco per la saggistica, narrativa e poesia, al Pincio per Fuori Passaggi con musica e social e alla Memo per gli appuntamenti dedicati ai bambini. Nel rispetto delle norme anticontagio sarà obbligatorio indossare la mascherina ed è consigliata la prenotazione perché il numero di posti disponibili sarà limitato. Novità di quest'anno invece è Buongiorno Passaggi Libere a Colazione che si terrà al Bonbon Art Café nel lungomare del Lido. Alla mattina alle 9.30, cosa che non avevamo mai fatto prima, presentiamo libri offrendo il caffè. Qualche nome, certamente, ne faccio un paio per ogni location. Per esempio, in piazza, il mercoledì 26 agosto apre Corrado Augias. Abbiamo poi tanti altri ospiti, dalla figlia di Bud Spencer a Valerio Massimo Manfredi, da Gianluigi Nuzzi a Nadia Urbinati, a un grande calciatore come Picchio De Sisti, che verrà a ricordare i 50 anni d'Italia-Germania 4-3. Alla chiesa di San Francesco, dicevamo poesia, premiamo l'editore di poesia Nicola Crocetti, ma posso anche citare un autore albanese, Elvis Malai, italo-albanese, che verrà a Fano, al Pincio, Emma Stoccolma, alla Memo, il filosofo Massarenti per i bambini. Insomma, cerchiamo di avere una programmazione variegata per tutti i gusti. Storie di uomini e imprese è il titolo del libro che verrà presentato domani ad Ancona alla Mole Vanvitelliana. Per questo venerdì, all'interno di questo evento dove rafforzeremo il valore dell'impresa,
presenteremo una pubblicazione. Si svolgerà il 24 luglio alle ore 21 alla Mole Vanvitelliana di Ancona l'evento organizzato da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, dedicato al lavoro e alle aziende che hanno sofferto durante l'emergenza Covid. Per l'occasione verrà presentato un libro dal titolo Storie di uomini e imprese, 42 le aziende selezionate, dove si parlerà di innovazioni e di futuri possibili. Affronteremo le storie di imprenditori di una pubblicazione edita dalla casa editrice MAC e scritte da Andrea Taffi, che è un giornalista importante della nostra regione, che si è cimentato nel conoscere le peculiarità di questi imprenditori. Imprenditori che hanno raccontato le storie delle loro imprese della provincia di Ancona e Pesaro Urbino e come hanno portato innovazioni all'interno delle loro imprese. L'iniziativa si svolgerà in due parti, una con l'attore Marco Marzocca, che non mancherà all'evento appassionandosi alle storie delle imprese, mentre l'altra parte sarà focalizzata sui temi fondamentali con interventi del rettore dell'Università Politecnica delle Marche e un docente di marketing. Un'occasione importante per entrare in contatto con queste imprese, perché siamo riusciti a comprendere quello che c'è nel DNA dell'impresa artigiana. E allora abbiamo colto che c'è grandissima capacità di innovazione di prodotto, dei servizi, enorme capacità di rimettere in discussione e riprogettare l'organizzazione, capacità di gestire anche in termini nuovi la promozione del prodotto o servizio, e soprattutto l'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana, che sono fatti di persone, mette al centro la competenza. L'evento vuole essere anche un rilancio e valorizzazione del sistema economico delle province, che ha subito un collasso dalla crisi generata dalla pandemia, provocando la chiusura di molte attività, forte rallentamento della produzione nella manifattura, nelle costruzioni e in molti comparti dei servizi, dati che già nel primo trimestre, monitorato da Confartigianato, sono rilevanti. Allora, tra Ancona e Pesaro Urbino noi abbiamo registrato un calo del fatturato del 5,3% nel primo trimestre. Il secondo trimestre naturalmente è ancora più preoccupante per quanto riguarda i dati del lockdown, quindi la chiusura eventuale che c'è stata. Quali sono i settori più a rischio, più in calo? Allora, il settore che ha subito il tracollo maggiore è stato il settore del manifatturiero, sicuramente. In particolare abbiamo la calzatura con un meno 57% e abbiamo l'abbigliamento naturalmente con la stessa, diciamo un pochino meno, ma sempre con una percentuale molto alta. Abbiamo il settore del mobile con percentuale del 47%, quindi abbiamo il grosso del settore nostro, del manifatturiero della nostra regione, che registra dei cali di fatturato veramente importanti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E vi ricordo che questa sera, così come per i prossimi giovedì, Fano TV trasmetterà in diretta e in esclusiva la 19ª edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia. Tra poco andrà in onda il concerto di inaugurazione dal titolo L'attesa negli spazi infiniti del Nord Europa. L'organista Stefan Koffler affiancherà Liana Mosca al violino barocco nell'esecuzione di musiche di compositori del 600 e del 700 europeo. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, che sono sempre fondamentali per la nostra redazione. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali, arrivederci.